Vincenzo Calabro, protagonista di una brutta avventura. Bellissima avventura! È una bruttissima avventura per me. Purtroppo ho beccato i ladri che mi stavano rubando il furgone dove io lavoro. Eh, ho sentito di, in funzione il mio mezzo. Ho trovato il cancello aperto. Purtroppo l'ho sentito in moto. Sono uscito fuori. Purtroppo. No, quando uno esce fuori non esce mai con uh, la certezza che eh, ci vuoi accapazzare la pelle o la puoi fare purtroppo. Se io sono uscito fuori, mi sono preso il ferro sopra, me l'ho messo a tre collo e sono uscito fuori purtroppo. Il ferro è il fucile. Eh? Il ferro è il fucile. Sì. Il fucile addosso e sono uscito fuori. Ho dato la voce. Purtroppo loro mi, vedendo a me con il fucile. Sono usciti di corsa con il furgone. Mi hanno investito e io, purtroppo, cadendo è partito un colpo. Il colpo non so dove è arrivato, non so come sta. Purtroppo. Quindi, voi avete sparato per la caduta, non perché volevate effettivamente no, cadendo. Io non ho sparato quanto sono entrato nel furgone, ma io ho sparato cadendo, perché purtroppo mi hanno buttato a terra con il furgone e mi hanno rotto diciamo, l'osso della, della gamba. e, e Cadendo è partito il colpo. Ma domani dovete subire un'operazione, mi avete detto prima. Domani c'è ricovero, ma non so quanto mi opereranno e quanti giorni sto così. All'ospedale di Castelvolturno c'è una persona ricoverata colpita da un colpo di fucile. Secondo lei potrebbe essere la stessa che è venuta qui? Non vi posso rispondere perché non l'ho visto proprio in faccia. Quante persone erano? Due. Due nel furgone. Due persone. E il furgone lei lo teneva chiuso nel cancello. Sì, il furgone stava chiuso nel cancello. La chiave ce l'ho io ancora qua. Hanno, eh, purtroppo hanno tagliato, hanno tagliato la, il catenaccio, hanno aperto, hanno fatto i suoi comodi. E poteva finire male per qualcuno di voi? Poteva finire che io venivo, potevo essere ammazzato. Io è la stessa cosa come lui. Eh, io sono andato proprio a vedere, eh, ho rischiato la mia pelle. Quindi si è difeso soltanto lei? in realtà? Si è difeso solo. Perché mi hanno buttato a terra? Capito? Ma secondo lei. Sono stato investito. Secondo lei quando si sentono queste cose? quando deve uno, Una persona è meglio intervenire, oppure è meglio restare in casa e chiamare i carabinieri? Purtroppo, quando si sentono queste cose, per quanto chiami i carabinieri, quelli l'hanno già hanno fatto. Per quanto arrivano in, la legge, già hanno fatto. Purtroppo se tu ti trovi sul posto. E sei il padrone della, del tuo stabile che a me, il mio stabile, mi dà a mangiare tutti loro certo. e mi tiene in piedi a mangiare la gente. Dice: Ma mia moglie, i miei certo. figli, tu reagisci in moto. È normale, ma eh, i furti qui si verificano spesso in questa zona? Stanno spesso e volentieri. E io ringrazio al presidente Salvini, lo dico pubblicamente e ufficialmente. Io sto qua a casa mia per la legge che ha messo lui. O se no, io qua a casa mia non c'ero. Già, già mi avrebbero chiuso dentro una cella perché? È Perché sicuro mi accusavano di tentato omicidio. Se la cosa è come l'ha raccontata lei, non c'è tentato omicidio, no, le prove ce l'ho. Le prove stanno qua. Perciò, dico, infatti, non c'è nessun esempio di, di aggressione da parte sua, anzi, lei è vittima in questo caso. Io sono, sono stato vittima, perché si vede la vittima che sono stato io. Se non è emergenza, ci manca poco. No, no, io credo che sia emergenza piena, ma non da adesso. Questo è un episodio veramente grave, Insomma, siamo vicini alla famiglia, sono vicini alla famiglia, sono situazioni in cui un cittadino non dovrebbe mai trovarsi, quindi tutto questo è colpa delle istituzioni, in primis il comune dal quale non mi voglio sottrarre come responsabilità, ma chiaramente voglio dire, credo che eh, oltre al Comune ci siano anche responsabilità di chi debba assicurare insomma, la sicurezza dei cittadini. Eh, proprio diretto a Vincenzo che domani subisce un'operazione. Beh, io spero che insomma, tutto sommato dal punto di vista salutare vada tutto bene, certamente anche eh, avrà un lungo periodo di, di riabilitazione in quanto oh, ha avuto una brutta frattura, ma soprattutto spero si possa riprendere dal punto di vista psicologico, perché queste sono diciamo, situazioni in cui nessun cittadino, eh, credo, possa augurarsi di trovarsi. Un augurio di, di guarigione, indubbiamente, ma soprattutto una grande solidarietà psicologica da parte mia, di tutta l'amministrazione e di tutto il paese, immagino. Un brutto episodio. Certamente sì. Eh, credo che mh, sia comunque nel, eh, nell'ordine delle cose, per come stanno andando i fatti. Cioè, troppa criminalità, troppa insicurezza qui in giro? No, credo che ci si dovrebbe, dovrebbe aspettare episodi del genere non solo a Francolise, ma penso su tutto il territorio. Cosa Perché, servirebbe, allora, secondo lei? Quello che servirebbe lo abbiamo eh, più volte cercato di, di, di concordare con le autorità competenti. Ed è normale che poi questi episodi possano sfociare in, in, in queste cose. Cioè, non sempre le cose vanno lisce per i, per i ladri, non sempre le cose vanno lisce per i cittadini e quindi poi succedono eh, drammi che eh, si potrebbero evitare. Quindi la prima cosa da fare è maggiore forza, un numero maggiore di forze dell'ordine. Noi abbiamo chiesto, in verità il Presidente della Provincia ha chiesto un incontro per la sicurezza che si è tenuto mesi fa. Prima di questo episodio. Certamente, molto prima di questi episodi. E io personalmente ho chiesto un incontro personale con il Prefetto e con l'organo della sicurezza. A Caserta dove sono stato ricevuto. Abbiamo sottolineato i problemi del territorio che non sono solo quelli di Francolise chiaramente, ma era tutta una fascia diciamo, che va da Francolise, eh, Pignataro, eh, Camigliano, insomma tutta questa fascia russa di attenzione. E chiaramente insomma stiamo ancora aspettando. Alla luce di questo episodio lei farà qualche ulteriore passo in tal senso? Certamente sì, ho già allertato un po', eh, eh, ho fatto un piano con l'attuale caserma, che però voglio dire è una caserma citofonica come tutte le altre. Eh, Quindi il primo passo sarà aumentare il numero dei militari qui? Io spero di sì, ma intanto ho ricevuto solidarietà da parte de delle forze dell'ordine che, che mi hanno promesso una maggiore presenza notturna. Eh, cercherò di, ho parlato anche al comandante dei vigili per vedere se con il mio striminzito numero di personale, ho tre vigili in tutto, riescono ad aiutare eh, a supportare eh, insomma, la cafferma dei carabinieri per fare qualche notte in più, eh, perché chiaramente insomma, dobbiamo vedercela da noi, se noi aspettiamo risorse mi, mi, credo che... Eh, Il Comune di Francolise, come tutti i nostri piccoli comuni, non avranno mai l'attenzione di Castelvolturno eh, eh, e di altre eh, eh, realtà simili. Eh, noi crediamo che non è, di non essere Castelvolturno come tutto questo territorio che ci dà, ma certamente se le cose non trovano una soluzione, eh, questa è una visaglia di quello che potrebbe succedere e che eh, non voglio essere un, un falso profeta ma credo che succederà.